Il Covid continua a farsi strada tra la popolazione, in media in Abruzzo sono oltre 2.000 i contagi ogni giorno, i ricoveri però rimangono stabili, la circolazione del virus è ormai completamente riconducibile alla variante Omicron e alle sue sottovarianti. Da ieri intanto è terminato lo stato d'emergenza legato alla pandemia ed è stato avviato il percorso di graduale allentamento delle restrizioni. Il Covid però non si abolisce per decreto, è l'avvertimento dell'infettivologo Grimaldi. Il virus purtroppo non lo possiamo abolire per decreto, il virus continua a circolare, c'è. Ovviamente quello che ci fa piacere è che tutto sommato questo virus è meno impattante nei confronti, diciamo, rispetto, diciamo, alla gravità iniziale della malattia, ma colpisce ancora duramente soprattutto i pazienti fragili. Quello che ci aiuta e ci ha aiutato è il fatto che la popolazione è per la gran parte vaccinata. Quindi dobbiamo continuare a non abbassare la guardia, a invitare la gente a fare le tre dosi, perché si è visto che con la dose booster la protezione è maggiore sia nei confronti dei ricoveri sia rispetto anche a forme più gravi di malattia. Cioè chi fa la dose booster ha meno probabilità sia di finire in ospedale sia di finire nei reparti di semi-intensiva o di terapia intensiva. Quindi non bisogna abbassare la guardia. Chiaramente, come vede, io sono in ambiente chiuso, indosso la mascherina perché il virus è altamente contagioso. La quarta dose di vaccino non sarà per tutti, ma solo per gli anziani, ha dichiarato ieri il ministro Speranza, ma si deciderà la prossima settimana. Il punto però, secondo il dottor Grimaldi, non è tanto che si faccia o no, ma che i vaccini vengano aggiornati, adeguandoli alle molteplici mutazioni del virus avvenute nel corso di questi 2 anni di pandemia. Sulla quarta non mi esprimo tanto perché ancora non abbiamo dati scientifici, però mi augurerei che se proprio dobbiamo fare la quarta fosse fatta con un vaccino nuovo, cioè con un vaccino che, diciamo, potesse essere in grado, diciamo, di neutralizzare meglio anche la variante Omicron. Perché non dimentichiamo che questi vaccini, che si sono dimostrati efficacissimi nei confronti delle forme gravi di malattia, purtroppo sono stati, diciamo, ingegnerizzati rispetto alla forma iniziale del virus, cioè il virus di Wuhan. Adesso il virus ha fatto tante mutazioni, quindi è necessario aggiornare i vaccini.